Ciao a tutti dal vostro giocatore verde preferito. Un mealtime dopo tanto tempo. Questa volta abbiamo ben due pacchi da aprire oggi. Sono entrambi da DV Giochi. Andiamo a scoprire qual è il contenuto. È arrivato da DV Giochi Furnace. Questo gioco l'avevo visto già in occasione dello Spiel Digital del 2020. Era un gioco che mi aveva incuriosito perché di base è un gioco di aste. Mi piacciono molto i giochi di aste. Questa è una meccanica basata su dei gettoni che dobbiamo posizionare su delle carte e possiamo rilanciare le nostre offerte in modo tale da acquisire queste carte e nel caso vinceremo acquisiremo le carte e quindi i premi maggiori, altrimenti acquisiremo comunque una compensazione. Tutte le risorse ottenute saranno poi sfruttate per migliorare la nostra produzione industriale. Il tema è proprio quello dei signori dell'era industriale. È un gioco che appunto ci ha messo un po' ad arrivare in Italia, ma è arrivato già da un paio di mesi in distribuzione e non vedo l'ora di provarlo. Sono veramente curiosissimo di intavolarlo. Ma gioca da 2-4 giocatori da una durata comunque abbastanza contenuta. Quindi, fondamentalmente è uno di quei giochi in cui si fa una rapida partita e poi tendenzialmente, si ha voglia di farne una subito dopo. Altro pacchettino. Qui cambiamo genere. Non è più un gestionale. Qui siamo nel campo degli investigativi barra escape room. Se mi seguite, se seguite il canale di Green Player, sapete benissimo che ne sono un appassionato. E DV Giochi aveva pubblicato qualche tempo fa un'avventura che è quasi riconducibile ad una serie TV per quanto è profonda la storia che viene narrata attraverso gli enigmi, che è Fuga dal manicomio. Dopo Fuga dal manicomio è arrivato Unfold Dark Story. Questo è proprio un sequel della prima storia, ovvero se avete giocato il primo capitolo Fuga dal manicomio, non mi voglio spoilerare troppo, però c'è tutto un racconto all'interno di questo manicomio dove alcuni personaggi si trovano rinchiusi e devono capire un po' come uscirne o perché ci sono rinchiusi. E c'è un personaggio nella storia, senza fare troppo spoiler, che è il Dottor Dark, che fondamentalmente è colui che gestisce la clinica. In questo capitolo seguiremo quello che è accaduto al Dottor Dark dopo il primo episodio. La cosa singolare è che il gioco è completamente diverso da quello precedente, ma è strutturato per avere una parte completamente foldable, infatti si chiama Unfold Dark Story nel nome completo. Troveremo i vari enigmi, dovremo piegarlo e dispiegarlo per trovare la strada verso la soluzione del gioco. Un ringraziamento speciale a DV Giochi per entrambe le copie demo. Mi raccomando, seguitemi sui canali social di The Green Player, quindi Instagram, Facebook, e mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube. Cercherò di aggiornarvi su entrambi i titoli e vi racconterò le mie impressioni. Un saluto dal vostro giocatore verde preferito e alla prossima!